In San Giovanni capitolo 20, leggo io, c'è la storia di un vero amore, un amore soprannaturale di cui tutti quanti andando a casa dobbiamo ricordare la storia affascinante di una donna di cui tutti quanti abbiamo soltanto sentito parlare, di Maria Maddalena e così via. Guardate il vero amore che Dio richiede dalla Chiesa, da ogni anima che si trova in questo mondo. Qua dice, il primo giorno della settimana, San Giovanni 20, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro, hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Guardate che amore di una donna che aveva ricevuto grazia da Cristo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse prima al sepolcro. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per prima al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Ascoltate ora Maria Maddalena. Maria Maddalena invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco seduti uno a capo l'altro ai piedi lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? Ella rispose loro, perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse, donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù le disse, Maria, allora voltatesi gli disse in ebraico, Rabboni, che vuol dire maestro. Gesù le disse, non trattenerti perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva dette queste cose. Qui vediamo che l'amore è forte come la morte e dura come l'inferno. Questo intenso e tenace amore di cui la Bibbia mette in rilievo è un amore che non si trova in questo mondo. Infatti nella Bibbia è scritto nel capitolo 49, credo, di Isaia, versi 15 e 16, che uno degli amori più rilevanti nella razza umana è l'amore materno, di cui la Bibbia dice che Israele, sentendosi abbandonato in un certo momento di prova, Israele si trovava in una dura prova, allora Israele pensava che Dio le avrebbe abbandonate. Allora disse il Signore, abbandonerebbe una madre il figliuolo del suo seno per non dar da mangiare al figliuolo del suo seno? Però dice, qui mette in risalto l'amore materno. Ma Dio dice, avvegna che le madri abbandonassero i loro figliuole, che è un amore particolare. Dice Dio, io però non ti abbandonerò, perché io ti ho scolpita nelle palme delle mie mani. Le tue mura sono del continuo davanti a me. Vediamo che l'amore di cui Dio parla qui è un amore supremo. Guardate che lo vediamo quest'amore sulla croce del Calvario. Quando Gesù andò sulla croce,
lì vediamo che quel tipo di amore non esiste in questo mondo. Quel tipo di amore che Gesù espresse nel Monte Calvario non esiste. Vedete che chi ha letto le scritture, la Bibbia dice che un soldato romano prese una lancia e gliela conficcò nel costato, lì in sul cuore, e la Bibbia dice che uscì acqua e sangue. Per uscire acqua e sangue, gli scienziati, i medici che hanno una profonda conoscenza in merito, spesso si è verificato che avviene questo quando un cuore è grandemente addolorato. Già Gesù nell'orto di Getsemani aveva sudato grumoli di sangue, ma qui vediamo sulla croce del Calvario che quando il colpo di lancia fu dato, Gesù egli stesso fu inchiodato e con chiodi terribili, le sue mani e i suoi piedi furono trafitte e il dolore fu intenso. Chi ha visto il film Passione, lì potete vedere il 30% delle sofferenze di Cristo. Però leggendo le scritture, la Bibbia dice che si potevano contare le sue ossa. E quando i buoi hanno cercato quei carnefici di togliere i vestiti di Gesù e prendere quella terribile sferza e incominciarono a colpire il corpo di Gesù, la Bibbia dice che le carni gli si aprirono, si potevano contare le sue ossa. E pensate che dolore terribile. Però il Signore qui ci fa vedere che sulla croce del Calvario Lui stesso, alleluia, versò acqua e sangue, uscirono dal suo costato. E questo perché? Per il grande dolore che Egli aveva nel vedere come il suo popolo Israele lo aveva respinto e lo aveva rigettato. Voglio mettere in evidenza che cos'è il vero amore biblico. Oggi come oggi ci sono tanti tipi di amore, anche ci sono amore oggi c'è un forte amore anche per gli animali, per i cani, gatti e così via, e fa parte alla creazione di Dio, e Dio vuole che noi amiamo la sua creazione. Ma nella Bibbia il Dio mette in rilievo un amore che non esiste in questo mondo. Parla, ci sono tanti tipi di amore, e perché noi possiamo comprendere il vero amore che Dio richiede nella Bibbia, possiamo vederlo attraverso le scritture. La Bibbia ci parla dell'amore fileo, che è l'amore amicizia, l'amore umano che si deve, si parla dell'amore eros, che è l'amore che debbono avere marito e moglie, si parla dell'amore storge, che è l'amore che i genitori debbano avere per i figli, ma c'è un amore particolare chiamato amore agape, in greco significa amore divino. Questo amore divino che viene dal cielo in questo mondo non esiste. L'amore fileo esiste, perché anche nella legge era scritto: odia il tuo nemico e ama il tuo amico. Però quando Gesù venne in questo mondo, difatti c'era occhio per occhio, dente per dente, mano per mano e così via. Quando il Signore venne in questo mondo, Lui venne a portare, alleluia, la legge dell'amore. E guardate, quando Gesù dice in San Matteo capitolo 5 di amare i nostri nemici, di benedire coloro che ci maledicono, di pregare per coloro che ci perseguitano e di dare da mangiare a coloro che ci odiano, amare i nostri nemici, questo tipo di amore che si deve verso i nemici, se una persona ti è nemica, con l'amore che vi è in questo mondo, con l'amore fileo, con l'amore eros, con l'amore storge, non è possibile benedire coloro che ti maledicono. Se uno parla male di te, non è facile tu benedire coloro che ti maledicono, o amare i tuoi nemici, o fare del bene a colui che ti odia, o pregare per colui che ti perseguita. Guardate che questo tipo di amore in questo mondo non c'è. Gesù veniva a portare in questo mondo un amore sovrannaturale, un amore che non esiste. Quando c'era al principio, Adamo ed Eva avevano questo tipo di amore, ma dal momento che loro hanno peccato perché l'uomo fu fatto all'immagine e somiglianza di Dio. E la Bibbia dice, dal principio alla fine, che Dio è amore. Tutto quello che ci circonda è stato un'espressione dell'amore di Dio. La Bibbia lo dice, tutto fu fatto per amore,
e l'uomo e la donna sono l'espressione dell'amore di Dio. Ma il peccato ha portato, dopo la caduta di Adamo ed Eva, sono entrate la gelosia, l'invidia, lo spargimento di sangue, le guerre, le dissensioni, nazione contro nazione. Così si sono edificate tante tombe, e abbiamo visto che si sono edificate tante ospedali, case di cure, eccetera. Tutto questo è la manifestazione del peccato. Ma quando Gesù venne in questo mondo, egli venne a portare, alleluia, una legge che veniva dal cielo, che l'uomo aveva perduto. Guardate che Gesù diceva che se noi vogliamo essere perfetti e volere vedere la faccia di Dio, Gesù parla ed esprime come perfezione, mette in rilievo in maniera particolare l'amore agape, l'amore divino, che in certi testi è chiamato carità, che è l'amore soprannaturale di Dio. Guardate che Dio, la Bibbia dice, Dio è amore. E come ho detto qualche volta, che Dio glielo ha espresso, manifestato. La Bibbia dice che Gesù ha dato un comandamento, quello, io vi do un comandamento, dice Giovanni 13, che voi vi amiate gli uni e gli altri, come io ho amato voi. Perché non come voi volete, ma Gesù dice come io ho amato voi. Allora è importante che gli uomini non amino secondo le loro vedute, bisogna bene studiare che tipo di amore Gesù ha manifestato, ha espresso. E Gesù fin dalla nascita fino al Calvario, egli stesso era avvolto di un amore soprannaturale, di cui Adamo ne era rivestito e anche Eva. Vedete come l'uomo ha perduto, alleluia, quei requisiti, quei valori che Dio aveva messo in Adamo ed Eva. Gesù venne per ristabilire, riabilitare la razza umana. L'uomo è tanto amato da Dio al di sopra di quello che gli uomini possono immaginare e pensare. Noi abbiamo la sua immagine e la sua somiglianza. L'uomo è unico, egli è unico, porta la sua immagine e somiglianza. Dio gli ha dato dominio, autorità di cui nessuna delle creature sotto il cielo ce l'ha. Dio ha fatto l'uomo un essere spirituale. L'uomo è composto di corpo, di spirito e di anima, e lo spirito sopravvive alla morte del corpo. Dio ha fatto l'uomo la sua immagine e somiglianza, e Dio si è preso sempre cura dell'uomo. Fino a oggi egli stesso desidera che gli uomini odano la testimonianza, la predicazione dell'Evangelo, e che possano ritornare al Creatore per rivestire, per riavere, alleluia, quella immagine e somiglianza perduta. Così vediamo che Dio ce l'ha mostrato. L'amore è un comandamento. Quando Gesù dice di amare i vostri nemici, benedire coloro che vi maledicono, di far del bene a quelli che vi odiano, di pregare per quelli che vi perseguitano, lui stesso qui dice: se voi amate coloro che vi amano, dice San Matteo 5, che fate di singolare o di particolare? Che premio ne avete? Se voi salutate a quelli che vi salutano, o fate del bene a quelli che vi fanno del bene, che fate di particolare o di singolare? Anche i peccatori fanno questo. Ma il Signore qui ci chiama ad un amore soprannaturale. I scribi, i farisei, gli ebrei avevano questo tipo di amore, diciamo l'amore umano, erano molto rigidi. Loro ricordavano un Dio così severo, così terribile, che apriva il Mar Rosso, che colpiva l'Egitto con piaghe, che faceva tremare il Monte Sinai. Insomma, un Dio così. Però loro non sapevano e non si immaginavano che le leggi e i comandamenti che Dio aveva dato nel Vecchio Testamento, nel Monte Sinai, ci sono 613 articoli di legge. Dio li aveva dato alla razza umana perché l'umanità, essendo caduta, decaduta in maniera così, arrivato fino al punto che la loro coscienza era insensibile. Alleluia. E così il Signore ha voluto dare le sue leggi, i suoi comandamenti, perché l'uomo conoscesse lo stato in cui il peccato l'aveva portato. Le leggi ti servono, i comandamenti e gli statuti, per mettere in evidenza in maniera più rilevante il peccato. Paolo dice: noi non potremmo conoscere il peccato se non per la legge. La legge ti dice: non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre.
se l'uomo bestemmia, se l'uomo ruba, se l'uomo commette adulterio o fornica, lui sa attraverso la legge che ha peccato e il salario del peccato è la morte. È quello che è avvenuto nella razza umana e a motivo di questa disubbidienza, perché una legge senza punizione non è legge, e questo anche nella nostra Costituzione. Ogni legge richiede ubbidienza e quando viene infranta, viene disubbidita, si va incontro a delle penalità. Allora il Dio disse: nel giorno in cui tu ne mangerai o trasgredirai la mia legge, la mia parola, tu morirai. E allora vediamo che la morte è la conseguenza della disubbidienza alle leggi, alla parola di Dio. Questi 613 articoli di legge sono state date perché l'uomo si ricordasse e vedesse in quale stato si era, alleluia, ridotto. Allora però quando venne il Signore Gesù sulla terra, egli venne quale ambasciatore, quale rappresentante di un regno dove lì viene risaltato l'amore, alleluia. La Bibbia dice che l'amore di Dio non si può misurare. L'altezza, la larghezza, la profondità dell'amore di Dio non si può, alleluia, misurare. E spesso dico, c'è un canto che dice che se i cieli fossero pergamene e che ogni stelo fosse una penna e che ogni uomo fosse uno scrittore e che gli oceani fossero inchiostro, alleluia, gli oceani si seccherebbero e i cieli di pergamene non basterebbero per poter contemplare, considerare, comprendere l'amore di Dio quanto è grande. Dio è amore e non si tratta di un amore umano. L'amore fileo, eros, l'amore storge, queste cose sono nella razza umana, ma l'amore agape che viene dai luoghi sovrani per amare il tuo nemico, per fare del bene a coloro che ti perseguitano, per benedire coloro che ti maledicano, alleluia, questo amore è un amore soprannaturale. Allora Dio qui ci dice che l'amore è forte come la morte, è duro come l'inferno, molte acque non possono spegnere questo amore. Guardate che i santi antichi del Vecchio e del Nuovo Testamento, nelle arene, al Colosseo, abbiamo potuto vedere che molti santi sono stati segati vive, sono stati messi nelle croci, sono stati lapidati. Loro non hanno rifiutato, né non ci poterono, né il dittatore del tempo passato, né Faraone, né Nebucadnezar, né, alleluia, l'impero greco, Alessandro Magno, né gli imperatori che ci hanno preceduti nella storia, né i Nerone e così via. Alleluia, sappiamo, vedete, che la Bibbia ci parla che Paolo fu decapitato a Roma, ma non solo Paolo, il Colosseo e la storia ci parla di quanti cristiani sono state trucidate, sono state uccise, e loro avrebbero potuto scampare se anziché riconoscere quale Dio, Cesare o Nerone, potevano, alleluia, rifiutare Cristo, ma loro avevano gustato l'amore soprannaturale di Dio. Vedete uno Stefano, uno dei primi ad essere lapidato nella storia del Nuovo Testamento, quando Stefano veniva preso a colpi di pietra e il cranio gli si apriva in diverse parti, gli ebrei molto rigidi, molto severi, hanno ammazzato un sant'uomo. E qui vediamo un sant'uomo che esprime delle parole che ci ricordano che lui aveva iniziato il Signore, come Gesù sulla croce. Che male aveva fatto Gesù? Stefano, che male aveva fatto? Nessun male. Un uomo di Dio ripieno di Spirito Santo, Dio lo usava nei miracoli e nelle potenti operazioni. Mentre lui veniva lapidato, la Bibbia dice che Stefano, alleluia, esprimendo l'amore di Cristo, esprimendo che stava imitando Cristo, diceva ai lapidatori, a coloro che lo lapidavano, alleluia, non li guardava odiandole, non li guardava, alleluia, con occhi micidiali, ma anzi li guardava con misericordia e con compassione. Ed egli disse: Signore Gesù, perdona loro che non sanno quel che si fanno. Le stesse parole che Gesù espresse sul Monte Calvario. Gesù disse: Padre, perdona loro che non sanno quel che fanno.
Che male aveva fatto Gesù? Lo stesso Pilato, il procuratore romano, una persona altamente, alleluia, capace di comprendere, perché egli era ormai ammaestrato ad avere, psicologicamente parlando, intuito se una persona era un micidiale, se era un malfattore, se era un delinquente e così via. Lui, non trovando nessuna delle pecche, lui poté dire in quel tempo, alleluia, ma che male ha fatto questo? Non poteva trovare nessun male, si lavò le mani per dire, ma non trova nessun male. E lui, che ne aveva fatto crocifiggere a migliaia, lui stesso, alleluia, comprese che lì c'era un personaggio straordinario, un personaggio coinvolto di un amore che non si trovava qui in questa terra. Gli uomini, i giudei, gli ebrei dicevano crocifiggilo, io un malfattore qua e là, ma nessuno era capace di poterlo additare di un mal fatto, di una frode. Lui faceva sempre del bene, perdonava i peccatori, mondava i lebbrosi, egli guariva gli ammalati. Fin da piccolino esprimeva il suo amore verso una razza umana che era decaduta. E qui, alleluia, vediamo, alleluia, che Gesù nemmeno si difende. Egli non apriva né la bocca quando gli accusatori lo accusavano, alleluia. Ed egli stesso è stato ed è l'esempio, e dovrebbe essere l'esempio di tutta la razza adamitica, di cui essa è decaduta, di questa immagine e somiglianza. Gesù è l'immagine visibile di un Dio invisibile. La Bibbia dice che Dio ha creato l'uomo alla sua immagine e somiglianza. Com'è, alleluia, Dio? Che tipo di natura ha, dato che abbiamo la sua immagine e somiglianza? Ma Gesù è, alleluia, l'immagine visibile di un Dio invisibile, di cui il primo uomo, Adamo ed Eva, ne erano state, alleluia, rivestite. Quei valori li perdette l'uomo perché Satana ha cercato nel campo della mente di, alleluia, tirare delle frecce, dei dardi infuocati, che sono pensieri, insinuazioni, idee, che sono, alleluia, insidie che Satana ha cercato in ogni tempo fino a oggi di coinvolgere la razza umana, che, alleluia, non se ne accorge, sapendo la Bibbia che la mente dell'uomo è il campo di battaglia, che la mente è, alleluia, la mente dell'uomo è l'organo più vulnerabile di tutti gli altri organi che Dio ha messo nel nostro corpo. Alleluia, Dio contatta con la mente dell'uomo, ma anche Satana cerca con i suoi dardi infuocati. Però il Signore non opera solo nella mente, ma il Signore opera anche nel cuore. Anzi, l'amore di Dio, alleluia, Dio ha stabilito un luogo perché il suo amore dimorasse, non nella mente, alleluia, no, ma nel cuore. Il cuore è il centro della personalità, dove lo Spirito Santo dimora. Dio dice in Romani 5:5, or l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Alleluia, l'amore di Dio è stato sparso. Non potremmo amare i nemici, benedire coloro che ci maledicono o quelli che ci fanno del male, sia sì nei tempi di Cristo e oggi, se questo amore soprannaturale che viene dal cielo non è nel cuore dell'uomo. C'era in Adamo ed Eva, ma quando loro hanno trasgredito, hanno, alleluia, oltrepassato i limiti, quando la legge sovrana è stata trasgredita, poiché il peccato è la trasgressione della legge, allora il Dio, alleluia, si dipartì dal giardino dell'Eden. Dio dimorava nel giardino dell'Eden, Dio aveva stabilito il giardino dell'Eden, loro avevano dominio, potestà, autorità da lì per tutta la creazione. E la Bibbia dice che il giardino dell'Eden Dio glielo aveva dato ad Adamo ed Eva, perché da lì Dio aveva dato dominio, autorità e potestà, da lì dovevano uscire figli e figlie di Dio che non dovevano mai morire. E Satana ci fece tutto il possibile per farli uscire dal giardino dell'Eden. Ma lì il Signore voleva che Adamo ed Eva adempissero la loro missione e che si popolasse la faccia della terra di figli e figlie di Dio che portassero la sua immagine e somiglianza.
alleluia, finché loro erano là dentro quel giardino, i confini di quel giardino dell'Eden si dovevano ampliare, si dovevano allargare. E lì, alleluia, loro stavano alla presenza di Dio, c'era l'albero della vita, e il diavolo cercava come poter fare per farli uscire dal giardino dell'Eden. Egli cercò in tutti i modi, non poteva egli stesso entrare là dentro. Dio aveva dato autorità e potestà, alleluia, ma quando poi egli stesso ricorda come sedusse gli angeli del cielo con dei pensieri, cominciò a rimuginare nella mente dell'uomo, alleluia, il dubbio circa l'infallibile ed immutabile parola di Dio, e riuscì con i suoi pensieri, con le sue astuzie, con le sue insidie e insinuazioni, alleluia, ad ingannare Eva. Ed Eva è stata la prima, alleluia, ad essere colpita, è stato lo strumento, l'agente che Satana usò, alleluia, per portare il peccato in sulla terra, e col peccato la morte, e la morte passò a tutti gli uomini. Ma qui c'è una donna chiamata Maria Maddalena, dice Luca capitolo 8, che era una donna posseduta dai demoni, e Gesù la liberò, aveva 7 demoni. È una persona indemoniata, alleluia, vive una vita oppressa, una vita tormentata, e questa donna era stata aggraziata da Dio, era stata liberata dal Signore. La Bibbia dice che Gesù, egli era vero uomo e vero Dio, era un uomo il 1000 per 1000, nacque da Maria Vergine per virtù dello Spirito Santo, lui era un uomo come noi, alleluia, nacque come noi, visse come noi, fu tentato come noi, morì come noi, risuscitò come un uomo. Guardate, ma egli anche era Dio. La Bibbia lo chiama l'Emmanuele, alleluia. Isaia capitolo 7, 14 dice: la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi, non figlio di Dio con noi, ma Dio con noi. Dio è spirito, ma lui, il Signore, questo grande spirito, che è l'Iddio del cielo e della terra, l'Iddio che parlava a Mosè nella montagna del Sinai, questo Dio che Israele conosceva, alleluia, quale Dio tremendo, quale Dio potente. Loro, gli ebrei, quando sentivano parlare di Yahweh, avevano paura, avevano tremore, avevano spavento. Gli ebrei non capivano, alleluia, le scritture, ma la Bibbia qui ci parla che l'amore è forte come la morte, dura come l'inferno. Molte acque non possono spegnere questo amore, perché è un amore soprannaturale, è un amore divino. Dio è amore. Guardate che Gesù, ho detto poco fa, che lui non solo lo espresse, guardate che la Bibbia dice che Dio è amore. Dio è amore, Dio ha dato un comandamento di amarci, e la Bibbia dice che Dio ha fatto il primo passo. Dio dà, quando la Bibbia dice, alleluia, che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato, non ha dato solo questo mondo, ma ha dato la cosa più cara, ha dato il suo figlio Gesù Cristo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio ha dato un comandamento, un ordine, non è se voglio oppure se io mi sento, alleluia, è un ordine, ha dato un comandamento. Io vi do un comandamento, che voi vi amiate gli uni e gli altri, e amare i vostri nemici non è, come ho detto qualche volta, non è solo una sensazione, non è solo se io lo sento o un'emozione, è un'azione. Devi amare i tuoi nemici, benedire coloro che ti maledicono. Queste non solo emozioni, sono azioni che tu devi fare. L'amore fileo, che è l'amore umano, non ci riesce a fare questo. E gli uomini in questa terra che vivono senza Dio hanno l'amore fileo, hanno l'amore storge verso i figli, hanno l'amore eros fra marito e moglie per fare figli, ma l'amore per amare i tuoi nemici, benedire coloro che ti maledicono, questo amore proviene dal cielo, e perché tu lo riceva, perché tu lo abbia, questo amore deve avere Dio nel cuore,
Perché la Bibbia dice che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che Egli ci ha dato. E Gesù venne in questo mondo e andò sulla croce perché il suo sangue potesse purificare i nostri cuori da ogni lordura, da ogni peccato. E Dio ha dato un comando che è amore. Dio ha dato il suo figlio. E la Bibbia dice che l'amore fa il primo passo. Quando Adamo ed Eva peccarono, non fu Adamo a cercare Dio, ma Dio disse: Adamo, dove sei? Erano in mezzo agli alberi coperti di foglie di fico. E alleluia, fu Dio a cercare l'uomo, non l'uomo a cercare Dio. La Bibbia dice che mentre noi eravamo nel peccato, alleluia, Cristo nella sua infinita misericordia, Egli stesso ha cercato noi. Efesi capitolo 2, 4 lo dice: nella sua grande infinita misericordia non siamo stati noi a cercare Lui, ma Lui ci ha cercato, noi peccatori. Guardate, Lui è il creatore, Lui è il perfetto creatore, ha dato delle leggi da ubbidire, e l'uomo è colui che ha peccato, è colui che ha tradito Dio. Non doveva essere l'uomo a dire: oddio, tu sei il creatore, io ho disobbedito alle tue leggi, ai tuoi comandamenti. Doveva essere l'uomo ad andare a Dio e chiedere misericordia. Ma la Bibbia dice che Lui è venuto a noi, Lui ha mostrato che tipo di amore c'è in Lui. Ecco perché Dio dice: siate imitatori di Dio. E la Bibbia dice: ama i tuoi nemici, benediti coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi perseguitano. Questo tipo di amore Dio lo dimostra, è stato Cristo a cercare noi. Alleluia. E l'amore di Dio, Egli dice che ci perdona. L'amore che viene dal cielo, l'amore agape, non è, alleluia, reciproco. Alleluia. L'amore fileo: tu mi fai del bene, io ti faccio del bene, tu mi inviti e io ti invito, tu mi benedici e io ti benedico. Alleluia. Però fino a qui. Ma quando si tratta di benedire coloro che ti maledicono, di amare i tuoi nemici e tutte queste cose, ci vuole un amore che non si trova in questo mondo, è un amore soprannaturale. E Gesù, venendo in questo mondo, veniva per riabilitare, per poter l'uomo riavere l'immagine e somiglianza perduta. Dio non soltanto perdona, gli uomini pure perdonano, però dice: non me lo dimentico mai quello che Lui ha fatto a me. Ma Isaia 43 e Ebrei capitolo 8 dice che Dio non solo perdona, ma poi anche cancella. Puoi cancellare col cancelletto alla lavagna, ma possono rimanere, alleluia, delle strisce, qualche cosa ancora. Ma la Bibbia dice che Egli anche dimentica, alleluia, Egli dimentica, alleluia, questo amore soprannaturale. Dio lo ha dimostrato alla razza umana. E qui vediamo una donna, alleluia, che, alleluia, si immedesima a questo amore soprannaturale. Gesù è l'Emmanuele, l'Iddio che veniva creatore in questo mondo per poter riabilitare, per poter riportare l'uomo alla primiera immagine e somiglianza. Vediamo che Maria Maddalena si trova, alleluia, ella viene liberata dai demoni. Essa segue Cristo come tante altre donne. E quando Gesù era in croce, vediamo Maria Maddalena, Maria, alleluia, madre di Gesù, Maria, madre di Cleopa e così via. Queste donne, alleluia, le vediamo fino all'ultimo, alla crocifissione. Ma quando Gesù, alleluia, morì e fu sepolto, alleluia, qui la Bibbia dice che il primo giorno della settimana, mentre ancora era buio, buio, sapete che la città di Gerusalemme ai tempi antichi, le porte venivano chiuse la sera e la mattina venivano aperte in su alle spuntare del giorno. Ma qui vediamo che era buio, perciò è possibile che Maria probabilmente è stata tutta la sera fuori aspettando il momento per andare al monumento. Era fuori le mura di Gerusalemme, una donna sola, una donna sola che deve andare, alleluia, a contattare con un cadavere, con un morto. Perché, alleluia, dice la Bibbia che Maria Maddalena, essendo buia, andò lì al sepolcro. Andò lì, alleluia, per andare a vedere un cadavere, un corpo morto. Alleluia, quando ella andò là, guardò e non vide la pietra arrotolata e il corpo non c'era più. Lei pensò: un delitto ancora è stato
commesso dagli ebrei. Allora va a chiamare Pietro e Giovanni. Questi, alleluia, udendo questa notizia, andarono al sepolcro, ma non videro nulla. Alleluia, hanno visto soltanto il sudario che Gesù, egli, alleluia, avvolgeva nel suo capo e alcuni dei suoi vestimenti. Pietro e Giovanni se ne andarono, ma quella donna aveva un amore intenso, un amore tenace. L'amore è forte come la morte e dura come l'inferno. Qui vediamo una donna che si infila di nuovo, i discepoli se ne andarono, ma quella donna rimase lì a piangere. Era un amore, alleluia, che risaltava, alleluia, faceva vedere il cuore come era spezzato. Quella donna amava il Signore con tutto il cuore. Gesù, ricordiamo che egli era l'Emmanuele, alleluia. E qui vediamo che questa donna infila di nuovo il capo lì dentro la sepoltura, come per dire, alleluia, che le pietre vi potrebbero parlare. Ella era intensamente attenta ad un cadavere. Lei non pensava di vedere Cristo risuscitato. Era andata lì per un cadavere, per un corpo. E mentre era lì, vede degli angeli vestiti di bianco risplendente. E gli dicono: donna, che cosa cerchi? Perché piangi? Allora quella donna, alleluia, benché c'era il soprannaturale, ella disse: alle dove hanno sepolto il corpo del mio Signore? Era alla ricerca di un cadavere, di un corpo. Quella, alleluia, bramava di prendere quel cadavere, quel corpo. L'amore è forte come la morte. Ma un bel momento si gira e vede un uomo vicino a lei, pensando quell'uomo che fosse l'ortolano. Allora disse Maria: dimmi, tu sei l'ortolano senz'altro di questo giardino, di questo luogo, dov'è che hai messo il corpo? Quella donna cercava un corpo, una donna sola che va a ricerca di un corpo che lei deve prendere con le sue forze, una donna sola che, alleluia, prendere un cadavere, un corpo, alleluia. E lei piangeva. Perché piange? Gli diceva quello sconosciuto. Alleluia, quell'eclatante, alleluia, espressione di lacrime era così intenso, alleluia, che faceva veramente, alleluia, rabbrividire. Alleluia, un bel momento il Signore gli dice: Maria. E allora la rivelazione, la luce venne nel suo cuore, nella sua mente. Ci voleva solo una rivelazione soprannaturale per conoscere la voce del buon pastore, dell'Emmanuele. Maria, alleluia, e mi sembra di udire la voce del creatore, di colui che ha creato l'universo, dire alla razza umana il grido del creatore, il grido del salvatore al di sopra di quella tomba, la voce del creatore che grida l'intera razza umana. Maria, quella voce ti indirizzava a tutta l'umanità. Alleluia, l'umanità perduta, devastata dal peccato e da Satana. Maria, e subito Maria risponde. Possiamo considerare anche la voce di Maria Maddalena, la voce dell'umanità. Gesù, alleluia, qui c'è il primo incontro dopo la risurrezione. Possiamo vedere la razza umana con il suo creatore che riabilitati incominciano da capo ad avere comunione col creatore, con colui, alleluia, che, alleluia, un tempo avevano fatto la razza umana tutto ciò che a Dio dispiace. Ma Dio è amore, e questa donna lo esprime. È la donna che fu l'agente, fu lo strumento di caduta della razza umana, che era stata portata in basso stato. Qui dice Gesù in San Matteo 19, alleluia, Mosè vi ha scritto, alleluia, la legge del divorzio o del libello, del rifiuto, alleluia, per la durezza dei vostri cuori e per qualsiasi motivo avveniva il divorzio in Israele, per qualsiasi, alleluia, banale, alleluia, situazione, o magari non ci conveniva perché non gli faceva simpatia, allora c'era la scritta del divorzio. Era così leggera, alleluia, quella legge era portata fino al punto che molti cambiavano come oggi molti fanno. Ma Gesù disse, alleluia, che Mosè vi ha scritto la legge del divorzio per la durezza dei vostri cuori,
Ma dal principio non era così. La donna viene riabilitata, era sottovalutata. Oggi l'uomo e la donna, no, la donna non ha meno valore dell'uomo, o l'uomo ha più valore della donna. E come valore davanti a Dio siamo tutti uguali, come ruolo, i ruoli sono diversi. E qui abbiamo, alleluia, una donna, la prima Aralda, che riceve il messaggio. Allora possiamo vedere che in Maria Maddalena possiamo vedere, alleluia, l'apostolo, alleluia, delle donne, che deve dare il primo messaggio, alleluia, agli apostoli, che, alleluia, Gesù, il creatore, il redentore. Ora Maria viene riabilitata, la donna viene riabilitata, viene riportata allo stato di prima. Alleluia, disse il Signore, da principio non era così. E la donna che fu l'agente, lo strumento di Satana per far cadere la razza umana, ora vediamo che la donna, alleluia, ai tempi di Gesù, non vediamo mai una donna che grida crocifiggelo, crocifiggelo. Nessuna donna diede sentenza di maledizione verso Gesù, mai. La Bibbia ci fa vedere che questo Dio creatore, alleluia, il cantico dei cantici, ci fa vedere l'amore forte come la morte. Alleluia, io sono del mio amico, il mio amico è mio. Guardate che gli ebrei non comprendevano il cantico dei cantici, cioè che Dio poteva essere abbracciato. E vediamo, alleluia, una donna peccatrice che gli lava i piedi a Gesù. Alleluia, una donna peccatrice che gli lava i piedi a Gesù e l'asciuga con i capelli del suo capo. Un'altra donna che versa dell'olio odorifero sul capo di Gesù. Altre donne che Dio rimetteva il peccato. Alleluia, la sorella di Lazzaro. Vediamo qui, alleluia, una donna. Le donne, alleluia, lì nel sepolcro, o prima del sepolcro, lì alla croce del Calvario. Alleluia, le donne che piangevano, nessuna sentenza. Vediamo che le donne portavano i bambini a Gesù e li benediceva. Le donne furono le ultime ad essere lì ai piedi della croce del Calvario e la prima ad essere lì al sepolcro. Alleluia, vediamo la riabilitazione della donna oggi qui, la chiesa, la donna. Alleluia, qui vediamo Maria Maddalena che esprime un amore, alleluia, eclatante, un amore sovrannaturale. L'amore forte come la morte, dura come l'inferno. E qui vediamo, alleluia, che gli ebrei dure, aspri, alleluia, aridi, che non potevano comprendere che Geova, l'Iddio di Mosè, poteva essere abbracciato, potevano prendere i piedi, potevano, alleluia, accarezzare, abbracciare, toccarlo. Alleluia, lo dicono gli apostoli, ciò che le nostre mani hanno toccato, che i nostri occhi hanno visto e le nostre orecchie hanno udito della parola. Alleluia, l'Iddio del cielo si è umanizzato ed egli, alleluia, è andato sulla croce del Calvario. E quel giorno di venerdì era un giorno particolare dove il Dio, alleluia, risolveva il problema del peccato che nessuno poteva risolvere, né i sacrifici, né i profeti, né la legge. Ma lì sul Monte Calvario, in quel giorno di venerdì, alleluia, il Creatore, l'Io sono, egli fattosi umano, alleluia, ora la Chiesa lo può abbracciare, prendere i suoi piedi, alleluia, e di vederlo faccia a faccia come egli è. Questa mattina egli è qui in mezzo a noi, egli è qui per dare, alleluia, a molti, alleluia. E voglio chiudere, Dio ci benedica.